Appuntamento con il TG di Tutto Calcio Catania. Iniziamo subito con le ultime news da Massa Annunziata. Ancora Ezequiel Carboni non recupera. Il centrocampista argentino prosegue la riabilitazione in palestra insieme con Alvarez e Martinez. I tre sudamericani vengono dati comunque per recuperabili in vista dell'impegno della settimana prossima a San Siro contro l'Inter. Ricomincia ad allenarsi Mirko Antenucci, svolgendo lavoro differenziato. La doppia seduta è stata ancora caratterizzata da esercitazioni tattiche, cross movimenti e tiri al volo. A partire da domani, Mr. Zenga curerà da molto più vicino questi aspetti, lavorando intensamente reparto per reparto. Male, molto male la Romania del calciatore rosso-azzurro Nicolae Dica. La gara contro la Lituania, valida per la qualificazione ai mondiali del 2010, ha visto infatti clamorosamente stravincere la formazione di Stankevičius e compagni con un rotondo 3-0. In gol è andato proprio l'ex giocatore del Brescia, autore del momentaneo 1-0. Le altre due realizzazioni sono state messe a segno da Mikoliunas e Kalonas. Per i romeni sarà a questo punto importante tentare il riscatto in occasione del prossimo impegno contro le isole Faroe. L'Inter riprenderà ad allenarsi nella giornata di lunedì 8 settembre. Intanto Mister Mourinho ha potuto ricavare alcune utili indicazioni dall'amichevole disputata venerdì in Svizzera contro il Locarno. La squadra infatti ha saputo rimontare al doppio vantaggio, grazie alle reti di Cruz e Cordoba. Oltretutto si sono rivisti Vieira e Samuel, ma c'era anche grande attesa per il neoacquisto portoghese Quaresma, che non ha certo deluso le attese. Un po' indeciso Toldo tra i pali. Inoltre le assenze di Maicon, Cambiasso, Zanetti, Mancini e Ibrahimovic si sono fatte sentire non poco. Termina qui l'appuntamento con il nostro TG Web. Grazie per l'ascolto, arrivederci.